abbonato della famiglia Galaxy e Galaxy Alpha, un nuovo device che si distingue per i profili sottili, parliamo di uno spessore di soli 6.7 mm, è il Galaxy più sottile al momento sul mercato e soprattutto per i bordi completamente in metallo. Intorno al device troviamo i tasti per il controllo del volume, il jack audio, il tasto per il blocco del device. Nella parte bassa, novità, abbiamo l'USB 2.0 che già conosciamo, ma la cassa del device è stata spostata nella parte bassa del device. In più abbiamo il tasto home che incorpora un lettore di impronte digitali che ci permettono di effettuare l'accesso al Samsung account, di sbloccare lo schermo, ci permettono anche di effettuare l'accesso su alcune pagine come Google tramite le nostre credenziali e ancora ci permettono di effettuare pagamenti tramite PayPal. Il device monta un processore octa-core, precisamente un quad core da 1.8 GHz più un quad core da 1.3 GHz. Abbiamo 2 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB. Abbiamo un display da 4.7 pollici HD Super AMOLED, una fotocamera posteriore da 12 megapixel. Dietro la fotocamera troviamo il sensore per la misurazione della frequenza cardiaca e una backcover molto simile a quella dell'S5 ma con un design rinnovato. La fotocamera frontale invece è da 2 megapixel. Per quanto riguarda la fotocamera abbiamo le novità introdotte già con S5, quindi la possibilità di selezionare l'HDR attivo, la possibilità di selezionare la messa a fuoco selettiva o ancora la possibilità di selezionare la messa a fuoco rapida. All'interno del device possiamo attivare le funzionalità come download booster, quindi combinare la velocità dell'LTE alla velocità del Wi-Fi, utilizzare l'ultra power saving mode che ci permette di gestire la batteria in maniera efficiente, quindi quando arriviamo a fine giornata con il 10% di batteria possiamo attivare questa funzionalità che ci permette di utilizzare il device in stand by addirittura per un giorno. È un device completamente rinnovato, molto fluido. Caratteristica fondamentale e distintiva è sicuramente il profilo in metallo. Il prodotto sarà disponibile sul mercato a partire da fine settembre e sarà disponibile nelle colorazioni black, white, gold, grey e blu ad un prezzo di 699 euro.